Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social, del canale YouTube Figlio Prodigo 65 e della pagina Facebook Aquila Scoop. E grazie per essere in tanti a seguire i miei video. Di cosa andiamo a parlare oggi? L'attualità e il mondo del gossip è fatto di tante notizie ogni giorno, di tantissime, che sceglierne una più delle altre è davvero molto difficile. Oggi di cosa andiamo parlare, ormai ne stanno parlando un po' tutti, lo affrontiamo anche noi. Di quello che ha detto Pupo all'intervista al giornale La Repubblica, ha detto una cosa contro grave il Grande Fratello, quando lui è stato come opinionista nel Grande Fratello. L'ha fatto per 2 anni, un anno con Wanda Nara e un anno con Antonello Elia, percependo la somma di 1.100.000 euro, vale a dire 550.000 euro ogni anno. Erano gli anni della pandemia. Il primo anno no, il secondo anno sì. Il primo anno eravamo all'inizio, c'era ancora in pubblico in sala, nel secondo anno non c'era il pubblico. La cosa grave che ha detto Pupo sul Grande Fratello, allora VIP, oggi soltanto Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, ha detto è una cagata pazzesca. È il più terribile, il più schifoso programma mai fatto nella storia della televisione. Sono accuse da calunnia, da diffamazione, non lo so, da arresto. Ha detto delle cose talmente terribili che, voglio dire, uno che ha mangiato 1 milione di euro in 2 anni, nel momento in cui tutti gli artisti erano fermi, non facevano concerti, non facevano nulla perché c'era la chiusura totale di concerti nelle sale, all'aperto e così via, lui ha avuto la fortuna, essendo stato chiamato in persona da Alfonso Signorini, di andare al Grande Fratello e di prendere 550.000 euro all'anno. Tra l'altro, se non gli fosse andata bene il primo anno, dove ancora la pandemia c'era o non c'era, perché ha accettato il secondo anno? E lui lo dice, siccome non potevo fare concerti, e non c'era un capo, puntini, puntini da fare, io a questo punto ho fatto la scelta migliore per me, diciamo, ecco, ho scelto di andare al Grande Fratello. Ma io, il grande, poi la cosa più grave che lui dice, e dice, io il Grande Fratello non l'ho mai visto, non ho visto un minuto del Grande Fratello. Quello che andava in onda su Mediaset Extra. Non sapevo nulla, non sapevo nulla di quello che succedeva all'interno, non sapevo le dinamiche, non sapevo chi si fidanzava, chi si sfidanzava, quello che faceva questa cosa, quella. Non conoscevo nemmeno i concorrenti, non conoscevo nemmeno i condomini, non sapevo nulla. Io partivo, andavo per le mie cose. Andavo lì il giorno del giorno in cui andava in onda, o si, a volte si registrava, a volte in diretta, la maggior parte delle volte si è andato in diretta, come adesso va in diretta, durante la pandemia un po' meno, diciamo, e c'era un autore che mi diceva quello che era successo, mi spiegava quello che era successo e soprattutto mi diceva quello che dovevo dire. E in quali momenti dovevo intervenire? Perché io del Grande Fratello non sapevo nulla e non avrei mai visto, addirittura dice all'intervista al giornale Repubblica, non avrei mai visto un minuto di un programma così schifoso. E ripete ancora nell'intervista una cagata colossale. Cioè io proprio ero fuori contesto, non esistevo. Però la gente può dire, però ci sei andato, è chiaro. Non poteva fare concerti, non poteva andare in Russia, non c'era ancora la guerra, non poteva andare in Ucraina, non poteva andare in Polonia, non poteva andare in Romania. Immaginate che un concerto di Pupo in Russia se lo pagano 400.000 euro. Sono arrivati i Beatles, sono arrivati i Rolling Stone, è arrivato Bruce Springsteen. Prende 400.000 euro e per cantare una sola canzone, o gelato al cioccolato o su di noi, gli danno addirittura 100.000 euro. Immaginate che patrimonio ha messo da parte Pupo. Si parla di milioni e milioni di euro. Non l'hanno quantificato anche perché, siccome è un malato, è un ludopatico, gioca molto d'azzardo, a chemin de fer.
Tanto è vero che lui parla di 130.000 euro a volta quando va che gioca nelle sale di azzardo, quindi nei saloni, nei salotti, nei casinò, eccetera. Quindi quello che dice è una contraddizione unica e soprattutto è un cattivo esempio. Quindi ha detto ovviamente: io non sapevo chi fossero i concorrenti. Era la stessa opinionista a volte, o Vanda Nara prima e Antonella Elia, che sapevano che io non sapevo niente. Che mi dicevano: guarda, che è successo questo, è successo, ma a me non interessa niente, non interessava niente di quello, perché era un programma così stupido, così fuori dal contesto. Vedevo queste persone chiuse nella casa, eccetera. A me interessavano i soldi, interessavano i soldi. Al che a questo punto è intervenuto feroce in un'intervista fatta a un giornale, diciamolo pure, il Messaggero di Roma. Quindi Alfonso Signorini che dice: sputi nel piatto dove hai mangiato più un milione di euro e ti ho chiamato la prima volta e ti ho richiamato anche la seconda volta. Se il programma, dice Alfonso Signorini, non ti andava bene, potevi tranquillamente rifiutare la seconda volta. Ma la seconda volta, se la prima volta magari ancora non c'era la pandemia, quindi è stata una scelta così azzardata da parte di Pupo, la seconda volta è stato quasi costretto ad andarci perché non poteva fare concerti con il lockdown che c'era. E quindi ben vengono quel 550.000 euro, sono cadute dal cielo senza fare nulla. Infatti si vedeva, e molti di noi ci siamo chiesti che cosa ci facesse Pupo là, visto che era fuori contesto, era fuori le dinamiche del Grande Fratello, era proprio le dinamiche. E questo ha mandato quello che ha detto Pupo alla Repubblica. Ha mandato su tutte le furie per Silvio Berlusconi, che ancora una volta rinfaccia ad Alfonso Signorini l'errore di aver chiamato gente sbagliata all'interno del programma stesso, che sta facendo acqua sotto tutti i punti di vista, anche se sta facendo entrare nuovi concorrenti, eccetera. Il programma ormai è così. E quella vorremmo dire lo share, non va più del 14-15%, pochissima gente guarda il Grande Fratello per quanto costa. Tanto è vero che i concorrenti, quelli magari un po' più grandi, diciamo i VIP, ecco, diciamo così, per modo di dire, Fiordaliso, Beatrice Luzzi, lo stesso Swazer che è poi andato via, eccetera, hanno chiaramente detto ad Alfonso Signorini: noi non lo vediamo, ma ci sono delle carte scritte che dicono che se avesse continuato con questa tresca, poi ho dovuto andare a vedere questa tresca che erano, insomma, tra Mirko, Perla e Greta, se ne sarebbero andati. Se si fosse continuato con questa tresca che non importava niente a nessuno, e nell'ultimo Grande Fratello che io ho visto, Beatrice Luzzi gliel'ha detto Alfonso Signorini: di questa tresca a me non me ne frega nulla, non me ne può fregare di meno, anche perché io penso ai miei figli, alla mia famiglia, sono sicuramente situazioni molto più importanti che a pensare a una tresca che è già nata a Temptation Island. Ma quello era un altro contesto, era un altro, oltre che era un programma estivo, è un altro contesto, e magari la gente estiva lo guardava in maniera più gradevole, anche perché le storie più o meno le stesse erano diverse. Qui ti sei portato Temptation Island, dice la Luzzi, dentro il Grande Fratello, dove ci siamo noi, persone più grandi, che magari abbiamo bisogno di parlare di altri. A queste si sono accodati anche i più giovani, tipo per esempio Anita, Garibaldi, Vittorio, tutti erano disposti ad andare via dal Grande Fratello. Ci sarebbe stata, come si dice, un esodo, tutti avrebbero abbandonato Alfonso Signorini. Meno male che avete visto nell'ultima puntata. Si è parlato molto di altro, soltanto l'ultimo quarto d'ora è voluto intervenire su questa liaison che c'era, su questa scelta che c'era tra Mirko, Greta e Perla, anche se pare che Greta e Perla si siano già accomodati presso altri condomini. E quindi Mirko è rimasto come il classico citrullo di turno. Ma tornando indietro, Pupo. Chi è Pupo intanto, che ha 68 anni, no? E perché si chiama Pupo? Lo sapete perché si chiama Pupo? Forse di molti lo sapete. Lui si chiama Enzo Ghinazzi. L'hanno chiamato Pupo perché la sua casa di produzione, la Baby Records, stessa parola Baby, no? Piccolo, Records, lo vide così piccolo, disse: non ti puoi chiamare Enzo Ghinazzi, ti devi chiamare Pupo. E ha venduto nella sua casa
Canale Carriera, 20 milioni di copie. È chiaro che la ludopatia ha creato a Pupo nella sua vita non pochi problemi. Arrivato al successo molto giovane, a 16 anni, lui nel 1980, lui entra nella musica nel 1975, canzoni così, insomma, fin quando non ha un successo mondiale con una canzone di Cristiano Malgioglio, Gelato al cioccolato, che a tutti potevano darla, fuorché che a Pupo, anche perché se andate a guardare le parole della canzone, ha un significato tutto particolare, diciamo così, ma per non dire altro, visto che i video lo guardano anche i bimbi. Gelato al cioccolato. Dice: nel 1983 ero miliardario perché facevo Gelato al cioccolato e altre canzoni. Avevo in banca 10 miliardi delle vecchie lire. In 10 anni nel gioco mi sono, ho perso tutto. Sono andato sotto di 8 miliardi di lire. Ero un malato cronico di gioco. Ero un ludopatico sotto tutti i punti di vista. Da che si inventano questa canzone su di noi, lo aiutano molto in quel periodo molto brutto della sua vita Gianni Morandi e Toto Cotugno, per cui Pupo un po' si mantiene in galla fin quando non fa Su di noi e fa un successo strepitoso, un successo europeo, in quindi praticamente si mette in sella. Da lì in poi sono cominciati le varie partecipazioni ai festival di Sanremo, quindi non ha mai vinto, ha fatto comunque dei buoni piazzamenti, chiamiamoli così, se vogliamo proprio dirlo alla grande, ma non, niente di che. Però ha cominciato a lavorare molto all'estero, soprattutto nei paesi dell'est, soprattutto Russia e Ucraina, dove già c'erano Toto Cotugno, Albano e altri, vabbè, poi i classici Eros Ramazzotti e Laura Pausini, Zucchero, quelli sono poi mondiali in assoluto, poi il volo adesso, però in quegli anni c'erano loro. Arriva in Russia e comincia a guadagnare. Lui dice: io sono miliardario, sono riuscito a diventare miliardario, adesso ho tanti soldi, ho 3 figli, ma anche 2 compagne. E lui lo dice che è un poligamo. Che cosa vuol dire? Che lui ha una moglie, Anna, sposata nel 1974, e poi una compagna, le cui vanno anche vanno d'accordo e stanno insieme, vuol dire stanno tutti e tre insieme. Si chiama Patricia, che era una sua vocalist e poi è diventata la sua manager, è diventata la sua amante dal 1989. E Pupo racconta come si vive ad essere poligamo. Lui ha quindi Anna sposata nel 74, dove ha avuto 3 figlie, e poi Patricia, quindi sta un poco con Anna e un po' con Patricia. Lo racconta come se fosse una cosa normale. In un mondo di chiesa, in uno stato di chiesa come il nostro, lui ne parla della poligamia, che vuol dire in molti stati è considerato un reato molto grave, come se fosse la cosa più normale di questo mondo. Loro ci stanno e lui ben venga. Certo rimane che, e poi racconto l'ultima su Pupo, l'ultima bomba di Pupo è stata qual è? Che nel 2010, quando si presentò al Festival di Sanremo, a Sanremo, insieme al principe Emanuele Filiberto e a quel tenore molto bravo, loro avrebbero vinto il Festival di Sanremo. Prima furono eliminati, furono ripescati, in finale avrebbero vinto il Festival di Sanremo. Tanto è vero, racconta Pupo, questa cosa molto molto grave, amici miei, e fate molta attenzione a quello che vi sto per dire, poi faremo un video apposta per questo, dice che nel camerino gli fu detto a Pupo e compagnia che loro hanno vinto il Festival di Sanremo, era il 2010, quando si presentarono Italia storia di un amore, cosa del genere, era il titolo, per cui... Ma mai l'Italia avrebbe potuto permettere a un Savoia di vincere il Festival di Sanremo. Sarebbe successo la guerra mondiale in Italia. Quindi pare, dice Pupo, che sia arrivata una telefonata dal Quirinale, addirittura, da Mattarella, non Mattarella, il portavoce di Mattarella, che si era informato sul vincitore perché è rimasta la triade, è rimasto in 3, tra cui Pupo e Valerio Scanu, se la stavano praticamente... vinceva uno o l'altro, per cui fu quasi
portato il Festival di Sanremo a far vincere Valerio Scano, anche se Valerio Scano dice: io ho vinto in maniera legittima, non credo a queste cose di corridoio, a questi schifi che ci possono essere nella musica, eccetera. Anche se lui c'è la morte con la musica, i compromessi nella musica, dice: Pupo, è successo questo. Addirittura è intervenuto il Quirinale, quindi Mattarella in persona, per dire appunto: non fate vincere Pupo. Vabbè, sarà vero, non sarà vero, sarà l'ennesima balla di Pupo e così via. Comunque, questo, amici miei, era il video di oggi. Se vi è stato di vostro gradimento, una cosa semplice, un bel segui per quanto riguarda i social e iscrivetevi al canale YouTube Filoppodico 65. Un mi piace e la campanellina, così avete il video fresco. E come dico sempre, lo dirò sempre, vi voglio bene, amici miei, alla prossima.